56esima edizione del Petit Tour, il Giro della Val d'Aosta 2019, che si apre con un prologo di 2700 metri completamente pianeggiante e adatto agli specialisti. 129 gli atleti al via, partenza e arrivo all'ombra dell'Arco di Augusto. Purtroppo un errore della giuria partorisce una classifica falsa per oltre un'ora. Poi si scopre che il migliore con il tempo di 3 minuti e 17 secondi è Jakob Insgaul, danese, al primo anno nella categoria e al primo successo tra gli under 23. Seconda piazza per Dan Hall e terza posizione a un secondo per il migliore degli italiani, il lombardo Antonio Puppio. Prima tappa con partenza da Saint-Foy-Tarentaise e arrivo a Saint-Gervais-Mont-Blanc dopo 126 km per una frazione tutta in terra francese. Davanti ci sono tre gruppetti di fuggitivi, dietro purtroppo al chilometro 97 il pilotone viene indirizzato verso una strada cieca. Si rimette tutto in regola ripartendo ai meno 19 dalla fine con gli stessi distacchi, ma il gruppo che era a 3.30 dei battistrada e così viene fatto ripartire se la prende comoda e finisce sul traguardo ad oltre 16 minuti dei primi tre, Schelling, Chevalier e Van Sevenant, che finiscono nell'ordine. Così si riparte nella terza frazione, a Aimaville-Val-Savaranche per 138 km. GPM a raffica, a 3.800 metri di sterrato. Davanti, prima dell'ultima salita, sono in 5 Lopez, Oldani, Ries, Inkelar e Buitrago, che poi vengono raggiunti da altri 4. A 11 dalla fine l'attacco decisivo è quello di Kevin Inkelar. L'olandese conquista la sua seconda vittoria in 4 stagioni da pro, la prima un anno fa proprio al Val d'Aosta. Secondo posto in volata per Stefano Oldani, Cometa Cycling Team. Terza tappa da Antagnò a Champoluc, siamo al limite dei 180 km, due ascese, quelle di Champremier e Ravet, poi il famoso Col de Joux. Il lussemburghese Michel Ries lascia i compagni di fuga e vince a braccia alzate, mentre la maglia gialla del leader passa dalle spalle di Jérémy Bellicot a quelle di Maury Van Sevenant. La tappa regina si svolge nel Canton Vallese e prevede ben 4.400 metri di dislivello. Bis per la Cometa di Basso Contador. Dopo Ries vince l'andaluso Juan Pedro Lopez davanti a Haile Michael e al colombiano Buitrago. Maglia gialla saldamente sulle spalle di Van Sevenant. L'epilogo da Val Tournanche a Cervinia ci regala la vittoria di Andrea Bagioli. Il campione della Colpac supera Van Gils e l'altro fuggitivo Ries. Vince il giro il fiammingo Maury Van Sevenant con 4.30 su Adam Hartley e oltre 9 minuti su Kevin Inkelar.